Buonasera, vi aspetto. Con la pagina di oggi un gran mal di testa, ma siamo qui. Questo lo spostiamo così. Sono riuscita a bloccare il telefono da sola sul cavalletto, brava. Quei talenti. Buonasera, per oggi mi fermo qui con messaggio d'ordini, riprendo domani, vi giuro, oggi è stata una giornata faticosa a rincorrere il tempo tra il fuso orario dei fornitori all'estero. Buonasera, prima o poi torneremo a un briciolo di normalità, insomma, non dico tanto, un briciolino. Buonasera. Allora, oggi altra grande tornata di spedizioni, domani credo verosimilmente l'ultima grossa grossa. DHL ha appena comunicato che giovedì 17 non ritirerà, sempre per smaltire un po' dell'ingolfamento di spedizioni che caratterizzano questo periodo dell'anno sempre. Lo dico anche qui, se avete una nostra spedizione o una qualsiasi in realtà spedizione in questo momento con DHL che vi dà come risultato del tracking eccezione, è semplicemente un ritardo. Vuol dire che rispetto ai tempi che solitamente hanno per percorrere la distanza che vi porta dal negozio che spedisce alla vostra casetta, ci va più tempo di quello previsto. Nulla di, tendenzialmente nulla di grave. Però quest'anno le spedizioni online sono state massive un po' per tutti, quindi ovviamente si fa un po' fatica a coprire quelli che sono i normali standard lavorativi, no? Buonasera, ho un mal di testa oggi tremendo, mamma mia! Sarà che ho iniziato la giornata inseguendo dei fornitori in Cina per farmi fare gli abbellimenti dei My 12 Days e dopo che ho finito il lavoro di 4 mesi di abbellimenti, di un tipo di abbellimento, mi dice sì, va bene, te li spedisco dopo il Capodanno cinese, vuol dire marzo. No, 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 no. Quindi insomma è stata una giornatina intensa, però avremo i puffy stickers. Yes. Poi diventerò piano piano più brava anche a farli, però là. Avremo i washi. Mara, sì, ti ho risposto, ho annullato gli ordini, così puoi rifarlo correttamente perché non mi era chiaro che cosa volessi che facessi. Quindi guarda la mail, probabilmente non ti è arrivata la mia mail, finiamo spessissimo nello spam. Quindi ti ho annullato tutto, puoi rifare tutto ex novo, così è più chiaro. Natasha, mamma mia, oggi veramente stasera vado a dormire alle 9:15. Queste serate wild. Poi farei prima a dirvi che cosa non è arrivato oggi, perché oggi è arrivato solo Simple Story su un pezzettino dell'ordine. In realtà hanno spedito ieri la collezione di San Valentino e quindi insomma sono curiosa. Ho ordinato anche qualcosa di Eco Park di San Valentino, ho ordinato la collezione di San Valentino di Doodlebug che si chiama Made with Love o Handmade with Love, qualcosa del genere. È deliziosa, deliziosa, mi piace tantissimo. Ho ordinato una delle nuove collezioni di Eco Park che è a tema caffè, cioè voglio dire, proprio servita su un piatto d'argento, doveva assolutamente essere mia. Stiamo aspettando Florilege che doveva arrivare e non è arrivato. Doveva arrivare una parte del reintegro di Doodlebug che non è arrivato. Vi faccio l'elenco di quello che non è arrivato oggi, se volete. Oh, mamma mia. È un periodo difficoltoso un po' per tutti, per le spedizioni, insomma. Fortunatamente non sono farmaci salvavita. Sicuramente ce l'hai nello spam, Mara, perché finiamo spessissimo nello spam e non so perché. Oh, mamma mia. Alle 20 non ci arrivi. Oggi cos'è? Martedì ci sarà Grey's Anatomy, almeno fino alle 20:50, alle 21:50 devo arrivare. Poi This Is Us lo guardo domenica o domani sera. A tema caffè, tra l'altro, con questi colori classici dell'Eco Park, questo nero bruno scuro, questo verde polveroso, bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo. Bene, allora, il tecnico del sito forse ha quasi risolto il problema degli abbonamenti, adesso vediamo, e così posso presentarvi quelli nuovi e farvi fare. Guardate, vi faccio vedere un'anteprima del timbro di gennaio, ma proprio solo un pezzetto. Perché devo ancora rivederlo, lo sto mandando in stampa in questi giorni. Allora, vediamo come posso piegarlo per farvi vedere. Questa sarà la nuova scritta dei My 12 Tales, nuovo timbro. E questo in italiano è il timbro di gennaio. Adesso copriamo tutto il resto. Vediamo, un pezzo alla volta. È che i tempi di produzione degli abbellimenti, che purtroppo in Italia per lo più non riusciamo a fare, sono veramente eterni. Di conseguenza,
Mi sono mossa probabilmente un po' troppo tardi, colpa dell'inesperienza, colpa del troppo lavoro. L'anno prossimo andrà meglio, per i prossimi mesi andrà meglio. Insomma, a Natale conto assolutamente di aver finito tutto il progetto di Metto il Test il prossimo anno, di modo da essere tranquilla e dedicarmi alle altre collezioni di carte che voglio fare. Buonasera. Allora, se qualcuno se lo sta domandando, questa foto idiota, che io però amo tantissimo, piace tantissimo, l'ho fatta con un filtro di Snapchat. Se cercate nelle lenti gingerbread, a un certo punto vi esce questa coroncina di gingerbread. Potete fare la foto da deficiente come me se volete, che è molto carina, però io la amo tantissimo. Oggi siamo all'ultima paginetta di questo binder. Domani iniziamo il terzo. Mettiamo un secondo qui la tisana. Ho preso un po' di cose. Adesso, siccome non so bene di preciso cosa userò, non ho ancora fatto nessuno, non ho ancora aggiunto nulla nel prodotto contenitore, ma si farà poi in fretta ad aggiungere. Questa è la casetta di marzapane, quindi ovviamente dovevo avere una foto con i gingerbread. Tempo per cucinarli non ce n'è, quindi di conseguenza abbiamo fatto in fretta. E la mia tesserina. E dov'è la quindicesima? Eccola qua, la quindicesima. E la mettiamo qui. Silvia è stata molto più previdente di me stamattina, ha glossato per bene tutta la tessera. Io adesso non la glosserò perché diventerebbe un disastro. Allora, questa bustina la traslocherò poi nel prossimo binder. Quindi, in realtà, la mia idea sarebbe oggi di decorare questa pagina e questa parte qui. In realtà, perché no, anche la seconda di copertina che abbiamo qui. Beviamo un pochino di tisana intanto mentre arrivate. Questa è la grafica di oggi. Io sono alla fine del mio secondo binder. Come vanno le single binder? Le ragazze che vogliono farne uno solo, no? Io sempre curiosa come fate, perché manca ancora oggi è il 15, mancano ancora 10 giorni. Cioè, è tantissimo. Io lo sapevo perché mi conosco mascherina, un binder non mi sarebbe mai stato sufficiente. Allora, dunque, qui in realtà il gioco è presto fatto, nel senso che tagliamo la foto, ovviamente la più stupidina, e la mettiamo qui. Perfetto. Poi in realtà vi dico che cosa, vi racconto che cosa ho preso. Allora, mi sono presa innanzitutto alcune delle carte della Sweater Weather che vi ho rimesso tra le novità. In realtà ho scoperto che non c'erano sul sito, così. Tanto per dire, del trasferimento dal vecchio sito a questo sito non erano passate. Tutto a posto. Un binder esattamente grande. Ne manca una con... No, aspettate che me ne manca una con cui assolutamente devo fare una cosa, aspettate. Ah, ma non me le ho messe qui. Scemina che sono. Questa qua. Perché volevo ritagliare questo orsetto che è delizioso, ma anche questo pinguino se ne volessimo parlare. Tac. E poi vediamo cosa fare col resto. In realtà mi piacerebbe fare due finestrelle, una qui e una lì, vediamo come sono messa. Poi mi sono presa, in realtà ho preso un po' di robe, ho preso i Bits and Pieces della Simple Vintage North Pole, la collezione classiche, le chiamo sempre collezioni della Coca-Cola, ma sono quelle più classiche della Simple Stories. Tra l'altro Simple Stories ha iniziato a mandare i cataloghi delle nuove release, perché in realtà quest'anno non ci sarà nessun creative, cioè ci sarà un creativation online, però non sarà ovviamente la stessa cosa, quindi hanno cominciato a farci vedere le cose nuove e prepariamoci, insomma. Ho preso questa carta qui che mi piaceva molto, con i calzini appesi, che è quella che sul retro ha le tesserine 4x3, 3x2, scusatemi. E poi ho preso questa carta da rivestimento, che è la mia carta da rivestimento 36, se ne do 36 o 38. Adesso poi ve la vado a cercare. Poi ho preso, visto che ho finito il vegetale sottile di Tommaso, che è cosa gravissima, devo assolutamente ordinare, ho preso un teso di Tommaso perché vorrei appunto fare una finestrella un po' particolare, vediamo se ci riesco. Allora, tagliamo le foto innanzitutto. Scusate, ma il mal di testa mi aveva portato a dimenticarmi una cosa fondamentale. Iniziamo. Abbiamo fatto i convenevoli, adesso si inizia. Allora, tagliamo la foto. La foto che metterò qui è questa, che in realtà non ha bisogno di grandi altre presentazioni. Vediamo poi che tipo di abbellimenti possiamo accoppiarci. Madre mi ha fregato la sedia. E a me serve come appoggio. Così. Così posso appoggiare giù un po' di roba. Allora, questa sarà la mia pagina. Tac. Deciderò poi dove mettere questo, ma credo che semplicemente lo ritaglierò e lo metterò qui. Non incollo ancora nulla perché magari poi delle cose che mi avanzano decido di utilizzarle per decorare la paginetta. Stacco questa qui la trasferiamo. Stasera facciamo anche il trasferimento di
Le hai montate al contrario, ma è la stessa cosa. Sì, non succede niente. Forse in realtà nelle immagini sono al contrario, vero? Nelle immagini sul sito può essere. Gli abbinamenti sono i bits and pieces della Simple Vintage North Pole, che sono... Li avete visti, quindi devono essere qua. Ok. 13622 il codice. Simple Vintage North Pole. Hai trovato che ballava sul legame. Allora, prendiamo questo retro, questa paginetta qui, la sistemiamo poi nel binder nuovo, la foto la teniamo qui. Allora, l'idea era, non so di preciso perché mi piacciono un po' troppe cose, mi piacerebbe usare questa pagina qui come sfondo e mi piacerebbe creare una cornice. In realtà ho scoperto appunto di aver finito il vegetale di Tommaso, ma ho preso un pezzettino di teso che credo che vada bene lo stesso in realtà per fare quello che ho intenzione di fare io. Questo sfondo qui è così bello che quasi un po' spiace coprirlo. Ho preso la mia carta da rivestimento, questa qua, che deve essere la 38, ma non ci zoomo benissimo fino lì. Che secondo me messa di fianco non sta male, il verde è molto molto simile, quindi la mia mania dei colori può essere tranquillamente placata. Allora, potrei decidere semplicemente di mettere questa da una parte, la foto, un paio di decorazioni e di qua una cornice. Dentro la cornice in realtà vorrei mettere quell'orsetto meraviglioso che avete visto e sono combattuta e indecisa se usare questa carta qui e quindi qualcuno di questi abbellimenti o queste carte che sono meravigliose. Questa è una vecchia collezione di American Craft. Io vorrei usare questo orsettino qua. Però guardate che meraviglia! Questo dentro la cornice sarebbe splendido. Che si fa? Come si fa? Fonderle insieme non è neanche così difficile perché in realtà la base, il tono di blu non è così distante. Però allora, iniziamo a fare un pezzo alla volta. Tagliamo un 6x8 da qui, per esempio. Inizia da qualche parte bisognerà pure iniziare a tagliare. Poi vi aggiungerò questi prodotti al prodotto contenitore. Questo infatti lo teniamo lì. Allora, questi hanno un senso, mi insegnano. Quindi dobbiamo tagliare il nostro 6 pollici di modo che le calze siano appese dritte. Così. E questo diventerà poi l'altezza, il mio 8 pollici. Ok. Allora, spessore in arrivo, assolutamente sì, ma ho spazio, cioè posso farlo, posso permettermelo, dai. Allora, mi piacerebbe molto, potrei mattare l'altra, la foto con questa cornice qua. Potrei fare la cornice con questa carta qui, che comunque è molto bella. Allora, proviamo a tagliare una cornice che sia un po' più grande della mattatura solita che facciamo per le foto. La mia foto è la metà di un 4x6, quindi proviamo. Quindi sarà 4 per 3, ok? Come le tesserine. Allora, se io taglio un 4x6, per esempio, no? Che sia però 4 pollici, vediamo, per 6 pollici, e lo uso come mattatura, come grande mattatura, vedete? Potrebbe essere una cosa così, forse fino un po' troppo grande, nel senso che io potrei mettere la foto qui, questa mattatura diventa un po' troppo grande, dovrei staccarla con qualcosa che faccia risaltare un pochino di più la scritta e potrebbe essere il retro di questa. Guardate come viene fuori, oppure potrebbe essere, aspettate che lo prendo, questo quadrettato qui, forse meglio, vero? Forse meglio, si sposa meglio. Allora, quello è un 4x6, diciamo che lo facciamo 4 un quarto, proviamo a fare 4 un quarto per 6 un quarto come pollici. Mi è caduto qualcosa che adesso non so cos'è, ma lo recupererò. Allora, 6 pollici un quarto. Quindi è un po' più grande della base che abbiamo tagliato, che è il classico 10-15, un pochino più grande. Allora, si perde ancora un po', in realtà potrei togliere ancora un mezzo pollice di qua e un mezzo di qua. E vediamo. Abbiamo tutta una serie di layers.
così non mi dispiace, potrebbe essere una cosa. Per ora lasciamo lì, non incollo ancora nulla. Da questo lato mi piaceva l'idea di fare una cornice. La cornice ce l'avevo in mente un po' particolare, non so se riuscirò, perché vorrei farci una montagnola in mezzo, vediamo. Allora, intanto mi taglio un 6x8, esattamente la misura della pagina. 8, così. Allora, diciamo che voglio lasciare un pollice di... quindi qui vado circa 2,5, un pollice di cornice, facciamo 2,5, va così, sono un po' più comoda, 18. Qui ne faccio un pezzettino così, poi lascio, vorrei fare, in realtà farò la montagnola direttamente da qui, guardate. Vado avanti ancora qui così, rimetto qui a un pollice, adesso vi faccio vedere perché detto così non si capisce niente di quello che sto facendo. Poi la rivestirò, quindi se anche non sono precisa non importa. Però quello che vorrei fare qui adesso è questo, allineo quest'angolo qua e faccio così. E poi riallineo per fare la mia montagnola. Quindi abbiamo una cornice con vista sui monti. Qui non importa se ho strappato, perché tanto adesso questo qua cercherò di rivestirlo. Lo rivesto con la mia carta da rivestimento, o quantomeno ci provo, vediamo, perché è un pochino più complessa questa cosa, quindi non è detto che io ci riesca. Tendenzialmente per come sto conciata oggi è quasi certo che non ci riesca, però ci proviamo. Non dovrebbe essere infattibile. Allora, lei la mettiamo qui così. Di qua la fermiamo con un pezzettino di washi. Poi andrà tutta andrà attaccata dentro sulla andrà attaccata sulla copertina, quindi in realtà il retro non lo rivestiremo ancora, quindi non mi preoccupo di essere particolarmente precisa. Cerco solo di incollarlo dritto perché abbiamo un plaid, mi sono scelta una roba sfidante. Taglio col cutter. La parte più sfidante sarà ovviamente l'interno. Non ho tagliato. Tac. Perché questo qui non è il cutter buono, vero? Maybe not. Allora, il retro del foglio con le tessere è questo. Tra un po' gli facevo le trecce. Allora, qui in realtà dovremmo fare in maniera un po' diversa rispetto a quello che facciamo di solito. Allora, qui sì, però questo qui non mi funziona tanto. Mamma, ma mi hai preso il taglierino blu, quello piccolo, perché era qua? No. No, never. Allora, qui sicuramente ci servirà questo pezzetto così, che dovrà entrare di qua. Non sono, su questo non sono mai riuscita a staccarlo. Però sono fiduciosa. Allora, da questo lato qui in realtà posso procedere abbastanza tranquilla. Vediamo se con questo. Allora, qui arriva il difficile, perché un pezzettino lo incolliamo qui, l'altro dovrà rivestire questo alberello qui. Vediamo. Boh, ce la faremo, chi lo sa. Qui tagliamo più o meno così e vediamo. Iniziamo a fare le pieghe, è tutto un esperimento. Io cambio il cutter di solito, sì. È vero, fermiamo un secondo questa qui perché ho bisogno che sia un pochino più ferma per capire come tagliare. Allora, questa parte qui semplicemente mi si gira di qua. Questa qui in realtà anche... la posso semplicemente girare di qua. Sì, no, ne ho ancora di carte, quindi volendo. Qui avrei dovuto continuare così per poterlo girare. Se quest'angolino non verrà benissimo, rimedierò con un appiccichino. Allora, e qui in realtà... se vado dritta... e taglio qua così,
dovrei riuscire a rivestire questo. Questo viene giù di qua, questo pezzo qui. Sto proprio improvvisando, quindi sto facendo i tagli mano a mano che mi rendono conto che mi rendo conto che ci occorre. Diventata quadrata, benissimo. Ok. Il risultato sarà una montagnola, tutta con la carta da rivestimento, perché ho scelto di farla così, ma ovviamente avrei potuto, cioè, lì sopra poi posso incollarci qualcos'altro. Avrei anche potuto tagliare semplicemente un triangolo e incollarlo sopra, ma che cose semplici, non ci piacciono. Allora, spostiamo questo, prendiamo le forbicine, tagliamo gli angolini. Opla, quella scatola lì è destinata a cadermi, appunto. Allora, le mie forbicine di Tim, forse ce le ho già qua, sono qua. Sì, all'agricola, poi tanto noi tacconiamo. È che pensando di vendere poi qualcosa all'estero non potevo fare gli abbellimenti che si chiamavano i taccuini della Clé, ma quel nome lì sarà sempre il nome, the name. Allora, mettiamo il nostro biadesivo. Esattamente come. È quasi tutto dritto, potrei quasi piangere. Non so se c'è Germanà, se volessimo celebrare questo momento che mai più si... Cioè, sarà una congiunzione strana astrale, perché... Voilà. Così. E poi facciamo l'alberello per ultimo, così abbiamo già un po' i bordi fermi e lavoriamo un pochino più in tranquillità. I tacconi della Clé, non sfidatemi. In realtà ho trovato un sacco di gadget che potrebbero essere potenzialmente estremamente divertenti, alcuni esilaranti, con la personalizzazione per il prossimo anno. Che era un intercalare italiano, sì. Doganale, quando non sto particolarmente bene, sparlo un pochino più del solito, che comunque è già tanto. Voilà. Allora, dunque, questo possiamo mettergli un pezzettino di biadesivo e sta qua fermo da solo. In realtà, guardate, senza neanche particolari sforzi e neanche cioè, sono quasi delusa da non aver dovuto fare un Chuck 2. Non so, quasi quasi adesso ci rovescio sopra la tisana per poter ricominciare. Uno. La vitrofania per... Nessuno inizia dalla dogana. Allora, no, per i miei gadget purtroppo no, non ancora. Ho reinterpellato il fornitore, ma quando gli ho scritto ormai per lui il fuso orario era già ora di cena, quindi aspetto che mi risponda domani. Eccolo qua. Allora, vediamo se mi convince di fianco a quello che abbiamo fatto fino ad ora. Non tantissimo, devo essere sincera, non con questo qui, forse neanche con questo. Allora, questo invece mi piace tanto. Avrei potuto tagliarlo un po' più grande e ovviamente non l'ho fatto. Allora, questa potrebbe essere tranquillamente incollata qui, potrebbe diventare una copertina shaker. Adesso vediamo, lì abbiamo tutto, non abbiamo ancora perso niente, qui non abbiamo ancora attaccato niente. In realtà lì potrei semplicemente prendere questa qui con la scritta. Mi piace molto, se devo dirvi la verità, con l'orsetto. Allora, first of all, forza e coraggio, tagliamo l'orsetto. Ok, allora, è facile. Sembra mattata di nero perché questi quaderni qua di Tommaso hanno questa bellissima copertina interna nera che in realtà farebbe tutto da sola, però vuoi non spessorare ancora un po'? È storto, rifanno. Ti ringrazio per il supporto, Milena, prezioso. Voilà. È delizioso.
Sono indecisa se metterci la scritta, forse un po' troppo la scritta. Ma no, è carina. Cosa ne dici? Facciamo una prova. Facciamo una prova. Mi serve ovviamente un pezzettino un pochino più grande di questo, che potrebbe essere quello un 6x8 meno un pollice. No, chi prendo in giro, tanto non li so fare i conti. Allora, facciamo un 5 pollici e qualcosa per quasi 7, così sono sicura. È carino, sì, è delizioso. Volendo, in realtà si potrebbe anche usare questo tipo di tecnica per, cioè, con forme semplici, ovviamente tagliare a mano. Qui si potrebbe fare uno spessore ulteriore, che potrebbe essere con la gomma crepla, potrebbe essere un'altra cornice di queste, e per metterci dentro delle shaker. Carte finite, queste non ce n'erano tantissime, perché sono carte di un paio d'anni fa. Ci sono quelle, già, tra l'altro volevo prendermene una, mi sono dimenticata. Ci sono quelle dove c'è scritto date, che sono meravigliose, cioè potete metterci la data a mano, è stupenda. Ma cosa dite? Tagliamo anche il pinguinotto? Boh, adesso vediamo. Allora, iniziamo a vedere qui, perché queste due collezioni non c'entrano niente l'una con l'altra, chiaramente. Quindi se estrapoliamo l'orsetto va bene, però devo fare attenzione a non fare troppi paciocchi. Allora, questo è il retro di questa carta qua. Qui abbiamo degli appiccichini. Qui devo decidere, potrei addirittura metterci... non vorrei metterci del... Allora, non vorrei metterci dell'acetato, perché poi è lucidino, tanto non penso di metterci delle paillette, però un pochino di spessore qui non sarebbe male. Quindi magari due pezzetti di biadesivo comunque ce li metto, che male non fa. Voglio dire, guardate che brutto il retro, ma tanto non lo vedrà nessuno. Sto diventando brava, ma va, tutta finta. Oggi sto malissimo con queste emicrania. E poi a rincorrere questi fornitori, no, ma davvero mi stai dicendo che non me li fai per gennaio? Io ne ho bisogno per gennaio. Diventerò il tormento di una serie di fornitori. Vabbè, non mi preoccupo. E per lo shop collegato alla diretta. Allora, non vi ho fatto il prodotto contenitore questa volta, perché non ero certa di che cosa avrei usato, perché sono partita con poche idee e confuse, con due cose diverse, molto diverse, che mi piacevano e che non sapevo bene come declinare insieme. Con un pochino di spessore è proprio delizioso. Allora, intanto iniziamo ad incollare questo. Prendiamo la nostra colla. L'incolla dove l'abbiamo messa esattamente? Non sei tu? Qua. Quanto spessore io posso? Io non ho deciso di fare un binder solo, bambine. Cioè, molto realisticamente mi sono detta, tanto con uno non vai da nessuna parte. 4. E poi dopo Natale, nei giorni dopo Natale, decorerò le parti vuote, tipo le copertine, tutte quelle cosine che non sto facendo. Tac. Allora, togliamo qui. Lo spellicoliamo tutto e aggiungiamo comunque un filino di colla. Ah, ho dimenticato di metterne un pezzetto. Guardate, ho dimenticato di metterne un pezzetto sull'alberello, che comunque un po' di spessore, giusto che ce l'abbia anche lui. Gli tagliamo così, così non si vede. Tac. 10 pagine decorate bianche. Beh, io le ho decorate tutte, quindi insomma, ha ragion d'essere il mio spessore, no? Perfetto. Adesso facciamo la prova, gioco già se si chiude, ma dovrebbe. Allora, qui metterò il mio orsetto. E qualcuno mi diceva prima della tazza della cioccolata, che sarebbe perfetta. Sì, adesso la ritagliamo. Tre incollate e tre decorate. Ma allora, io alla fine, per ora, finora almeno, ce l'ho fatta a farmi almeno un paio di foto al giorno, di modo da avere le foto, ed è ovviamente un'altra cosa, però è bello risfogliarlo poi, no? Quindi vada. Ok, tu potresti essere messo qui così. Allora, incolliamo questa paginina qua, che comunque non mi dispiace come abbinamento, e poi piuttosto apriamo
Potrei mettere il verde, ma è un tono di verde, questo è leggermente diverso da quello lì, quindi non mi fa impazzire. Sapete che ho un po' di problemi con la cromia. Allora, incolliamo questa. Tac. Allora. Adesso facciamo i fori. Domani, se mi passa questa emicrania fantastica e se gli arrivi me lo consentono, facciamo un layout con la Frosty. Ho quest'idea di questo layout con una parte circolare che ho visto su Pinterest e pinnato, ma ne posso fare anche al quaderno di Pasqua. È che per Pasqua ci sono meno decori. Adesso ho visto qualcuna delle collezioni nuove. Ti tocca fare il tampone, Vildana? Guarda, io l'ho fatto, un secondo di fastidio. Mi ha lacrimato un occhio per un quarto d'ora, ho quasi starnutito in faccia all'infermiera che mi ha fatto il tampone, però cioè, è veramente un attimo, non ti preoccupare, e sarà sicuramente negativo. Tranquilla. Allora, tanto penso che purtroppo al tampone ci dovremmo abituare, con qualcosa non dico di normale, ma... Allora, inseriamo lei, vediamo se abbiamo... Beh, qui però potrei avere... Potrei avere un colore che va bene qui. Potrebbe essere. Ops. Guardate, potrebbe essere un pezzetto di questa che non si sposa male come colore. Una mattatura piccola, piccola, piccola da mettere qui. Secondo me ci sta benissimo. Ma perché stai male, Vildana? O perché sei entrata con. Cioè, mi faccio una manica. Ciao, GDPR. Sei libera di mandarmici perché non sono esattamentissimamente fatti miei. Però. Io per esempio l'ho fatto perché avevo la temperatura un po' più alta rispetto al mio solito, io di solito sono a 36, avevo sempre questi 37,2 e allora per rispetto un po' di tutti quelli che gravitano qui intorno mi sembrava corretto, no? Ok, piccina picciò la mattatura, adesso la incolliamo. Ops, un po' meno colla, non ce la faccio a regolarmi con la colla. Ah, questa credo che sia una delle mie foto che amo di più di quest'anno. Adoro. Allora, aspetto ad incollare. Ah, innanzitutto poi qui... Beh, questo non so neanche se tagliarlo. Beh, potrei anche semplicemente metterla lì, però messa lì così non ha molto senso. Aspettiamo un secondo, la poso qui, così non la perdo. La foto la teniamo lì. Vediamo qui che cos'ho. Il setto nasale. Anch'io il setto nasale è deviato da una parte, però mi sono fatta fare il tampone dall'altra parte. Ah, l'ho presa da qualche giorno perché l'altra l'ho finita. Usane un po' di colla. Mi hanno detto sperimenta, io sperimento. Cioè, non è che mi faccio pregare, eh. Allora, vediamo questi fantastici Bits and Pieces. Vediamo se c'è qualcosa che qui mi ispira, che potrei mettere... No, oh, ci sono queste calze che io amo tantissimo, guardate, lì. Così segue anche un po' il decoro della pagina dopo. Un gingerbread. C'è un gingerbread, un candy cane, scusate. Non senti più gli odori. Non trovi la coroncina. Allora, io ho fatto questa bellissima ricerca ieri sera prima di dormire nelle lenti di Instagram. Se cerchi gingerbread, a un certo punto te ne escono un tot, alcuni sono tremendi, ma altri sono molto carini. Cioè, le foto sceme, poi ho detto questa la userò per il live di domani, è perfetta. Cioè, sono una di quelle personcine impegnate, no? Allora, Babbo Natale, la sfera, la letterina, queste magari le mettiamo di là, che sono bellissime. Vediamo, qui in realtà forse potrei anche lasciare molto molto easy una cosa così. E poi cerchiamo magari una simple strip o una... vediamo che cosa ho qua come sticker, avrò quelli avanzati ieri. Vediamo se ho qualcosa, mi servirebbero più delle paroline. Però allora iniziamo ad incollare queste. Questa che non è proprio stata incollata. La mettiamo qui. Giovedì sera fa la tombola, adesso... Così, e questo lo mettiamo qua. Poi, altra calzetta, queste sono meravigliose, queste calze qua. Così,
È così. Ci starebbe bene qualche Ci starebbe bene qui qualche bacca glossata, ma oppure potrei glossare tutti i lecca lecca, ma non mi sento abbastanza forte oggi perché poi sicuramente ci metto le mani sopra. Vediamo di qua, qua dobbiamo mettere l'altra foto e poi qui ci possiamo un pochino sbizzarrire, perché in realtà l'orsetto con il rosso va bene dappertutto. Cosa possiamo mettere qui? Sicuramente una mattatura, che a questo punto potrebbe anche essere una delle tesserine di questa stessa collezione qua, che dovrei avere qui da qualche parte. Aspettate che facciamo spazio. Questo alla fine, ah, ecco, questo qui è quello che vi dicevo, che è bellissimo, con tutte le taggine con le date, è bellissima. Vediamo solo se trovo un altro foglio con degli sticker, di modo da, beh, è tutto questo, è vecchio, ma, cioè, è vecchio, l'abbiamo usato all'inizio, però. Allora, iniziamo a fare con quello che abbiamo qui. Vorrei il retro di queste tesserine qua, adesso ovviamente non trovo, ma sono dettagli. Eccolo qua. Allora, vediamo se qui c'è qualcosa che posso usare per mattare. Che potrei restringere la foto, ma poi non ci sta la coroncina, per usare questa come finestrella. Facciamo una prova. Voilà. Così. Adesso incido l'interno qui con la taglierina, perché così poi mi è più facile entrare con le forbici e finire di ritagliare a mano. Guardate, faccio così. Lascio il vuoscino fuori. Ve l'ho detto che avremo i wash nei kit, sono molto contenta. Così. E poi tagliamo. A questo punto qui posso fare la stessa cosa, un pezzo più lungo lo taglio dritto con la taglierina, che è un pochino più agevole. Così, questo in realtà lo posso anche tagliare tranquillamente così. Così sembrerà che il vuoscino tenga ferma la foto. Allora, vediamo, perché la foto è un po' grande, quindi non è detto. Malvagia, no, non è per niente malvagia. Allora, in realtà dovrei rifilare un po' questa parte qui, lo facciamo, scusatemi per il rumore. Guardate, questo è il foglietto sopra del post-it tenuto fermo dai washi. Noi lo ritagliamo. Questo lavoro con un cutter appoggiato al tavolo è un po' più semplice, se vi può. Ok, in realtà posso anche non ritagliare la foto, semplicemente ce lo incollo sopra e lo metto qui e poi decoro. Allora, iniziamo ad incollare la foto e poi costruiamo tutto l'intorno. La foto la incolliamo qua e poi mettiamo la colla qua sopra. Così. E la tengo ferma un attimo. Allora, poi l'orsetto lo posso tranquillamente incollare qua a filo e la tazza gliela mettiamo qua così. Ok. Poi di qui abbiamo questo bellissimo Santa che era avanzato, che in realtà potrebbe andare benissimo qua. Cioè, sembra nato per essere messo lì. Qui ho queste due ponsezie che in realtà vanno benissimo anche qui. Aggiungiamo spessore. La personal shopper è magnifica, sì. Adesso io ho avuto un po' poco tempo, ma devo assolutamente rimediare. Allora, vediamo nei miei die cut. Come mai ci sono? Ah, che cosa simpaticissima.
Ok, il foglio di stickers si era incastrato nella cornice, successo niente. Allora, vediamo un po' se tra questi dei cat ho qualcos'altro, figuratevi se non trovo qualcos'altro da appiccicare. Cioè, allora, sicuramente possiamo mettergli un candy cane, anche due, li possiamo incrociare così qui dietro. Un calzino qui sotto, vogliamo non metterglielo. È l'ultima pagina, esatto. Posso decidere di fare anche l'altra facciata, sono le 7:15, in realtà è presto. Facciamo anche l'altra copertina interna, cosa dite? Poi vado a svenire sul letto, anzi sul divano. Prima ci facciamo la doccia e poi sveniamo sul divano. Mi sembra un ottimo piano per queste serate movimentate. Così. Poi, cos'altro possiamo mettere? Fatemi vedere. Queste mi sembrano un po' troppo. Le rennine. Sarà un po' l'arte di mescolare gli avanzi, no? Tac. Un agrifoglietto. Vogliamo non metterlo? Ma sì, certo che glielo mettiamo, figuriamoci. Per queste sfere dovrò trovare una collocazione, perché mi piacciono molto. No dai, diventa, cioè ero partita un po' più clean, un po' più simple. Poi in mezzo è successo qualcosa. Adesso questi li devo ancora scalare. Speriamo che nessuno abbia comprato il mio pacchetto usato, che verrà tolto ovviamente. Non ve lo do il mio pacchetto usato, state tranquilli. Allora, questi li possiamo mettere via. Vediamo un po' che cosa mi avanza qui, se ho qualcos'altro che posso voler sistemare. Questi intanto li possiamo buttare. Abbiamo un pochino di tisana. Che dite, facciamo anche l'altra pagina? C'è l'altra copertina interna? Potremmo farle in realtà con la stessa logica. E questo potremmo lasciarlo così. Qui mi ci mancherebbe un sentimentino, solo che adesso che ho già incollato la qualunque diventa un po' complicato. Chissà se ho ancora delle strips qui. Qui ho solo degli aghi di pino. Fatemi vedere qui che cos'ho, perché in realtà avrei dovuto timbrare prima se ci avessi pensato, chiaramente poi le cose intelligenti mi vengono sempre in mente dopo, quindi, perché qui ho sempre i timbri di Tommaso che dobbiamo ancora provare. No, questa superficie qua non va bene. Non ho incollato gli stivali all'agrifoglio? Infatti, grazie. Ti mettiamo qua così. Diciotto, molto bene. Non va bene questa cosa. Non va bene dimenticarsi di accendere il boiler, no. Allora, fatemi vedere qui che cosa posso. Ormai posso fare. Ho una timbrata, però in realtà non ho. Vediamo se qua la superficie. Qua ancora peggio. Qui potrei timbrare. Allora, facciamo questo tentativo. Non è detto che mi riesca. Però proprio nessun sentiment, mi sembra un po' una robina brutta. Perché le strips le ho usate praticamente tutte. Fatemi vedere. Ah beh, scusate, fatemi vedere qua. Ne ho ancora qualcuna. Non sto buttando più via gli avanzi. Allora. Wishing you a joyous holidays. This is the season to be jolly. Direi che è perfetta. Questo è il momento di essere sciocchini. Direi che, cioè, proprio. Il numero del giorno ce l'ho lì. Brava, adesso lo attacco. Vediamo dove lo possiamo mettere. Potrebbe andare bene qui. La mattatura che ho è tutta di colori che non va bene. Che non vanno bene, scusatemi. Un ciccinin. Ogni tanto salta fuori il piemontese imbruttito. Teniamo fermo un attimo. Ok, questa parte qui diventerà poi tanto tutta trasparente, non ci sarà problemi. Questa qui invece la ritagliamo. Ho deciso che. Così. Allora.
il numeretto potremmo metterlo, ma io lo metterei direttamente qui, guardate, molto semplicemente ritagliamo anche il 15. Poi ho anche tutte le taghine in realtà legate al foglio dei ritagliabili, che avrei deciso di attaccare tutte all'ultimo per fare un minuto di appiccichinitudine, però la situazione con gli appiccichini mi sta un po' sfuggendo di mano già adesso, quindi non lo so. Tac. Ok, basta, basta. Allora, ha uno spessore considerevole, eh? Allora, cosa facciamo? Decoriamo anche questa parte qui. Allora, un pezzo di carta da rivestimento ce l'abbiamo, volendo abbiamo anche il biadesivo, scusatemi, il teso per fare questo lavoro qui, e questa ovviamente è più larga di questa, quindi in realtà non abbiamo sufficiente teso, a meno che non usiamo un altro pezzo di cartoncino che può essere anche solo di 2 mm. Adesso ho finito quello di uno strato, guardate che qua avevo tutti questi appiccichini che in realtà si sposano molto bene, scusate, ritorniamo un secondo lì. Ho già ripreso alcuni dei binder, sì, assolutamente, ci metteranno un po' ad arrivare, perché in realtà i tempi dagli Stati Uniti sono sempre un pochino più lunghi, però arriveranno, assolutamente. Per chi non avesse letto prima, mi è stato chiesto se riassortirò i binder per fare i My 12 Tales, ma ci saranno sia quelli 8,5x11 che quelli 12x12 normali. Ah, guardate questa scritta qui, questi sono gli sticker di Winter Cottage. Snow Days. Snow Day. Lo attacchiamo un filino più su, perché ovviamente non siamo molto bravi a calcolare le proporzioni. Non succede niente, basta. Ok, dicevo, di qua, qui, volendo possiamo fare un'altra o un'altra cornice o comunque qualcosa che riprenda la quarta di copertina, che in realtà è la terza di copertina che abbiamo qui. Possiamo tagliare un'altra cornice, quindi avere due elementi che si riprendono, potrebbe essere un'idea. In realtà qui forse avrebbe più senso, scusatemi, farla un pochino più grande. Però in realtà sapete che vi dico, io la faccio della stessa misura, facciamo senza la montagnola e ci mettiamo il pinguino. Cosa ne dite? 8,5x11 è leggerissimamente più grande di una 4. Ha delle misure leggermente diverse, però sì, avevo 2 cm liberi, vuoi mica lasciarlo così? Ma insomma, come se non mi conosceste. Allora, facciamo a questo punto la cornice, dato che sono un po' più comoda, magari la facciamo a 2 cm. No, facciamo 2,5, che è più bellina. Ci complichiamo un po' la vita, ma andiamo un po' a caso. 18, poi 2,5. La cosa bella è che in realtà, essendo tutto coperto, anche se sbaglio a tagliare, non ha nessuna importanza, perché nessuno lo saprà mai a parte voi. Ok, prendiamo la carta, la rivestiamo e in un attimo, sì, ne ho abbastanza, vero? Sì, allora, uscino. Così. Ah, ogni tanto ho dei momenti estremi di Clean and Simple. Però tendenzialmente gli appiccichini viaggiano molto, quindi durano poco i momenti di Clean and Simple. Allora, così. E questa la mettiamo via. Allora, dato che qui non andrò a fare una montagnola all'interno, nessuna forma particolare all'interno, una cosa che posso fare... Ah, sapete cosa potremmo fare? Gli alberelli che me li avete chiesti ieri, quelli come quelli del quaderno di Natale dello scorso anno. Guardate, tanto ci mettiamo un attimo. Adesso facciamo così. Tagliamo questi bordi qui, così da poterli risvoltare tranquillamente.
perfetto. Allora, questo lo mettiamo via perché è giurato che non ci faccio male. Facciamo intanto le pieghe. Con immediato ripensamento, assolutissimamente, si dura un attimo. E come, sono come quei momenti in cui decido di mettere in ordine. È proprio fugace l'attimo. Sai, carpe diem, lo prendo, nel momento il clean simple, niente, è andato via. Vabbè. Così, allora, tagliamo gli angoletti. Come vedete non mi preoccupo di essere precisa perché tanto andrà tutto a essere incollato, quindi allora così biadesivo faccio già che metterlo su tutti e due i lati, così poi in un colpo solo posso chiudere tutto. Esatto, Tiziana, ho fatto il check un po' in ritardo oggi, ma volevo quasi una scusa per ricominciare. Allora, spellicoliamo qui e facciamo così e così. Poi, stessa cosa di qua. E così. Con questa carta è veramente a prova mia. Per riuscire a rivestire così e via, così e così, se riesco a togliere il biadesivo. Ok, perfetto. E quindi sul davanti avremo questo ed è praticamente dritto e sono assolutissimamente basita. Perché il plaid è un po' crudele, no? Non perdona, se tagli storto e rivesti storto, è storto. Daniela, su. Daniela, credo che il tuo pacco partirà domani. Siamo un po' ingolfati, ma credo che domani riusciremo a far partire quello che è ancora qua. Allora, posto che spessoreremo anche questo... La carta da mettere dentro, io direi che potrebbe essere, questo potremmo usarlo, potrebbe essere sempre questa, ma devo trovare il pezzo da cui tagliare una parte un pochino più grande. Che forse non abbiamo, no, non ce l'abbiamo, cioè, questo mi sembra eccessivo, credo che la Germana non reggerebbe a questa cosa, quindi non lo facciamo. Guardate, usiamo questa. Così può andare, anche se cozza un po' con quello, questo verde non mi fa impazzire, no, non mi piace così, aspettate, piuttosto il bianco. Allora, sicuramente voglio metterci il pinguinetto, questo, e faccio già che ritagliarlo, va, che così ce l'ho qua. No, ma infatti Patrizia non lo faccio, no, mi rendo conto che se ci abbiamo già il Covid, non è che possiamo aggiungere, cioè, disgrazie su disgrazie, cioè, mi rendo assolutamente conto. Allora, tagliamo il pinguinetto. Tac. Così. Allora. Perfetto. E lui è pronto. Devo solo decidere che carta metterci sotto. Adesso vediamo. Le altre carte che ho a disposizione come si prestano. Perché questo colore qua è troppo, non ci azzecca niente. Non mi piace, piuttosto un bianco. Piuttosto ci metto un pezzetto di bianco e decoriamo con gli appiccichini. Cosa ne, come la vedete? Ma questa è più la big, esatto. Bah, potrebbe anche essere una cosa così in realtà, così non mi dispiace. Riprende anche il, cosa ne dite? Riprende anche il la cornice dietro, potrebbe non essere malaccio. Vediamo, lasciamolo lì a depositare un secondo. Qui abbiamo la tesserina Peace and Joy. Per
perché se no col bianco sarebbe una cosa così. E poi decoriamo con gli appiccichini, che di qua, di questo ne abbiamo ancora diversi che si potrebbero usare, però ci vorrebbe una bella foto lì. Non ti viene l'angolo interno, ma basta che tagli a triangolo, cioè che tagli gli spigolini. E Pioides l'ho già messa, sì, la mettiamo sicuramente qua. Questo non mi dispiace, così quasi quasi. Poi prendiamo qualche appiccichino da qui. Allora, iniziamo ad incollare innanzitutto questa. No, questa. Sì, è carino, vero, con le calze dietro. Spessoriamo anche un pochino questa, tanto non abbiamo tantissimo spazio, ma quello riusciamo ancora a gestirlo come spessore. Un pinguinetto, sì, ma non gli ho fatto male al pinguinetto, eh? Cioè, felice di essere nel mio December Daily. Tac. Devi tagliarli, come ti posso dire, aspettate, se questo è l'angolo che devi rivestire, ti fai prima questo lavoro qua, tanto questa carta è morbida e te lo permette, quindi ti si crea questo, vedi, questo quadrato qui. Il trucchetto che ci ha insegnato Marika, mi sono mangiata le forbici, piccole, qua, è di fare il taglio così, lasciando un millimetrino qui, vedi, e poi quindi chiudi questo e chiudi questo. Salvo che tu non voglia un angolo interno, questo è il secondo binder, domani inizio il terzo. Salvo che tu non voglia un angolo interno bello, e allora bisogna fare il taglio in maniera diversa, oppure addirittura ancora peggio, ma io quello non riesco praticamente mai. Nel cucito si fa così, si piega così, questo si infila qui così, fatto magari appoggiandosi al tavolo viene meglio, eh? No, non è neanche così, aspettate che ho bisogno di appoggiarmi un secondo, vi giuro che un tempo lo facevo. L'angolo si piega così, così e così, quello che diceva Tiziana, 45 gradi. Se lo vuoi verso l'interno, così, così e così, e quindi ovviamente viene rivestito così. Abbiate pietà, l'ho fatto da in piedi, però l'idea è quella. Allora, finiamo di mettere il biadesivo. Allora, dove sei, bandolo? Qua. Buonasera, ho fatto la paginetta di oggi, sto rivestendo le copertine perché avevo ancora poco spessore all'interno di questo secondo binder che domani diventerà quello della settimana scorsa, nel senso che inizierò il terzo, ma l'avevo detto fin dall'inizio che ne avrei fatti 4, quindi insomma sono coerente. Sì, così viene pulitissimo, nel cucito spesso e volentieri si fa così, io riuscivo a fare delle ciofeche anche così, ma io ho un talento particolare per queste cose, quindi non so, non so se potete farlo anche voi, se non si incolla una parte. È un po' più complicato con la carta. Allora, spessoriamo qua. Poi abbiamo il nostro amico. Mettiamo uno zinzinello di colla qua. Così. Poi, questa scritta è Pioides, che ci piace molto, che mettiamo qua. E questo l'abbiamo finito. Finiamoli gli abbellimenti. Allora, poi vediamo se... biadesivo, possiamo metterlo via? Ah, benissimo, ho buttato un pezzo di biadesivo, del retro del biadesivo, nella tisana. Wonderful. Allora, vediamo se qui abbiamo ancora qualcosina che può essere appiccicato qua, da questa parte. E poi risfogliamo il binder che domani lascerà il posto a quello nuovo, che sarà quello nero con le righe rosse. Userò quello. Allora, aspettate che togliamo un po' di cosine da qua. Ah no,
queste le lascio perché poi devo dirvi, devo segnare il prodotto contenitore che a memoria non ricorderò mai. Ne faccio 4, è una settimana praticamente, sono 25 giorni, sono 6 giorni in ciascun binder, 7 in quello del giorno di Natale. Mi sembra di aver già mantenuto una certa sintesi, perché sono veramente impegnativi. Io sto facendo anche i retri delle pagine, però vi ricordo che quando vi ho chiesto come avreste voluto le carte di Natale del calendario dell'avvento, mi avete detto non stampate le fronte retro, e quindi io ovviamente mi sento in dovere di riempire. Hai visto i pappagalli? Chiamo Simone un secondo al volo. Allora, in realtà qui potrebbe andare bene sia qualcosa di questi. No, però col pinguino mi piace di più. Mi piace di più, ecco, qualche rimasuglio di questa collezione qui, che è la Winter Cottage. Allora, io vi direi che se non rovino la carta, Happy Holidays lo mettiamo qui. Qui ci mettiamo questa piccola taggina. Per prendere foto sull'albero, sì, sono perfette. Poi, vogliamo non mettere un regalino? Oppure facciamo così, guardate. Regalino e journaling. Poi qui abbiamo, volendo, anche un alberello, abbiamo un altro pacco regalo, perché no? Il pinguino è stato bravo quest'anno, me l'ha detto Babbo Natale. Io vi avevo avvertito, voi mi avete detto facciamole solo fronte, e poi però io devo riempirle. Cioè. Sparkle and shine. E qui lascerei solo le calze, e direi che in realtà potrebbe quasi quasi essere finito. Allora, rimettiamo questi qui perché li usiamo per il prossimo binder. Sempre ligi, assolutissimamente. Allora, però la maggior parte aveva detto solo fronte, quindi... Allora, decorerò le copertine tutte alla fine nei giorni tra Natale e Capodanno. E questo è il binder, il secondo. Questo è l'acetato della collezione The Frosty Season, e qui partiamo con l'8 di dicembre. Qui ho rotto la Big Shot. Sirius. Patatino. Da sfogliare è molto bello. Po. Io ho riempito tutte le pagine vuote, dovrei discutere con un terapeuta del fatto che voglio riempire i vuoti, però un'altra sarà la prossima puntata. Continuate ancora a seguirci per altre meravigliose sedute di psicoterapia. E questa è oggi. Che dite? Prendiamo il binder nuovo, rimaniamo aperti su questa paginetta qua, su questa, immagina. Aspettate un attimo che vado a recuperare il binder. Questo sarà il binder della prossima settimana, cioè da domani in poi in realtà, quindi adesso ci trasferisco le tesserine. Che, scusatemi. Quindi avremo domani, che è il 16, 1, 2, 3... 4, 5, 6 giorni, perché poi andremo nel binder nuovo. Quindi la pagina col pacco regalo piace un sacco anche a me. La maldestritudine. Aspettate che sistemo qua. Sistemo un parolone, però. Voilà. Mettiamo le paginette. Che ovviamente non ce n'è una che ha il foro uguale all'altro, ma anche questo è un talento. Non cercate di copiarmi, per cortesia, che sono gelosa di questi talenti immensi. Allora. Oh my goodness. No, adesso corro il rischio di aver... No, dovrebbe essere giusto l'ordine. Ok. Così, così. Quindi domani
avremo questi pupazzi di neve cicciosi. Fatemi togliere le clip. Poi avremo questa che mi piace tantissimo. Questa che ricorda le carte di Aspettando il Natale. E lei, questa collino è molto me. Allora, dunque, questo lo mettiamo qui e ci servirà da domani. Adesso vi faccio il prodotto contenitore di quello che ho utilizzato per queste due paginette. In realtà, a parte la pagina di oggi su cui ho semplicemente incollato la foto, ci sono pochissime altre cose. Ci sono un foglio di carta da rivestimento, c'è cioè un pacchetto di die cut, un paio di fogli di carta vecchia, ma di carta dell'American Craft, della collezione no, Sweater Weather, scusate. A quest'ora comincio a dire cose strane, cioè più del solito quantomeno, ecco sì, e ho bisogno di riposo, assolutissimamente. Allora, vi vado ad aggiornare il prodotto contenitore con le poche cose che abbiamo usato. Ovviamente l'idea di questo progetto è sempre quello che possiate farlo con quello che avete in casa e sicuramente tutte voi avete ritaglie, controritaglie, rimasugli, cioè non solo la Germana che ha un locale affittato a parte per contenere i suoi rimasugli, ma tutti noi abbiamo rimasugli e rimasugli. Io qui dietro ho un cubo che quando avrò finito con il binder di Natale dovrò assolutamente cercare di mettere a posto. Mi sono tagliata un altro pezzo di treccia con la taglierina. Davvero? Beh, questo è grandioso, è assolutamente grandioso. Cioè, 7 anni, bimba. È incredibile quanti bambini mi guardino, nel senso che ho rimodulato il mio modo di parlare da quando so che ci sono tanti bambini, che non che io sia uno scaricatore di porto, però ogni tanto qualche parolaccia scappa, ma non si devono dire le parolacce, diciamo per dindirindina. È incredibile quanti bambini mi guardino in realtà. Quando ero piccola io non c'erano ovviamente i live su Facebook, però forse non so se mi avrebbe interessato una cosa del genere. Probabilmente sì, perché sono quelle cose che ci portiamo dentro fin da sempre, no? Questo tipo di amore, di passione. E anche la scemitudine di fare foto del genere. Cercate questo filtro su Snapchat, è carinissimo. Domani, allora vi faccio un riassunto su ciò che dovrebbe succedere domani. Dovrebbe, di uso il condizionale perché in realtà le consegne dei corrieri sono parecchio rallentate rispetto al solito. Domani aspetto. Se siamo fortunati, anche Simple Stories, la collezione di San Valentino, ma non credo che saremo così tanto fortunati e quindi credo che arriverà mercoledì. Domani dovrebbe arrivare un primo reintegro di Doodlebug, quindi con tutti gli appiccichini, i pad di carte, mentre le carte singole le aspetto la prossima settimana. Dovrebbe arrivare impronte d'autore, finalmente il reintegro delle cose che abbiamo chiesto, quindi gli Yeti, così magari coloro qualche Yeti che mi piace da morire. Mi imitano, oh mamma mia. Non so quanto tu sia contenta di questa cosa, Sabrina. Arriverà un reintegro, scusatemi, di Colle di Tommaso. Cos'altro aspetto? Arriverà, mi devono arrivare anche, mi deve arrivare l'ordine di Vessel con il Circle Cut. Taylor non mi ha ancora spedito l'ultimo ordine. Doodlebug, la collezione nuova, arriverà, loro dicono scusatemi, late December, che secondo me vuol dire intorno al 20, da dopo Natale, secondo me potremmo, per fine anno, potremmo avere in casa questa collezione che si chiama Handmade. Domani è mercoledì, ok, che sull'orientamento spazio-temporale ultimamente faccio un po' cilecca spesso, non so, cioè. Allora, già in realtà da quando ho smesso di lavorare in ufficio l'orientamento spazio-temporale è un po' difficile, però. Saremo Florilege è in viaggio, brava Stefania. Florilege è in viaggio da venerdì, però Florilege viaggia con DHL e i tempi sono sempre un pochino più rallentati. Credo che saremo fortunati se arriverà per fine settimana. Della piccichinitudine, immagino. Sì, Florilege deve arrivare. Eco Park, le cose nuove, credo che in realtà arriveranno dopo Natale. E cosa? In realtà la prossima settimana, fanciulla, è Natale. Così, per dire, non volevo dirvi questa cosa così. Il Circle Cutter è una benedizione. Domani, se ce la faccio, provo quello della We Are Memory Keepers, perché per fare il layout che vorrei fare con la Frosty Season mi servirebbe, per come ce l'ho impostato nella mia testa, per l'idea che ho nella mia testa, un cerchio un po' più grande di quello del Circle Cutter. Vediamo, perché qualcuno mi ha detto che è un po' più complicato da usare. Faccio un tentativo, poi magari se non va bene cambiamo progetto, facciamo un rettangolo invece di un cerchio, insomma andrà bene lo stesso. Allora, vado a mettere a posto il prodotto contenitore e ci vediamo domani. Buona serata, ciao!